E ben ritrovati sul canale YouTube di Mondo Mobile. Un saluto da Simone per iniziare questo video che, come vedete, ha un'inquadratura leggermente diversa. E oltretutto vi vorrei far notare la mia bellissima maglietta, cioè stupenda. Ma a parte questo, oggi parliamo di tutti i rumors e di tutte le cose che sono state alla fine confermate, perché comunque abbiamo la conferma che questo sarà il vero e proprio nuovissimo Samsung Galaxy Note 7 di Samsung. Partiamo col dire che il nuovo Note 7 sarà presentato il 4 agosto. Piccola parentesi, è stato spostato al 2 agosto l'evento Unpacked di Samsung e si terrà alle 17 ora italiana. La sua disponibilità sarà in America da agosto stesso, in Europa da settembre. Si spera anche in Italia e che non facciano come appunto il Note 5, che invece non è stato commercializzato qua in Italia. Ma abbiamo una piccola speranza in più, anzi quasi una certezza, perché infatti il Note 5 non era stato commercializzato in Italia per il semplice motivo che avevamo il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Quest'anno, siccome non abbiamo un S7 Edge Plus, è molto ma molto probabile che il Note 7 sarà appunto presentato anche per l'Italia. Oltretutto vi faccio notare come non è Galaxy Note 6 ma Galaxy Note 7. Questa all'inizio ha destato un po' di sospetti su che cosa potesse essere, alla fine si è rivelata essere semplicemente una scelta di marketing da parte di Samsung. In questo modo infatti oltretutto si vanno anche a equiparare quelle che sono la serie S e la serie Note, quindi con la stessa nomenclatura, la stessa numerazione, quindi secondo me è stata una scelta più che azzeccata. Partendo invece dalle specifiche che abbiamo oramai praticamente confermate, abbiamo il chip Exynos 8893, che è praticamente una versione avanzata rispetto all'8890 che abbiamo su S7 ed S7 Edge. Inoltre, per quanto riguarda la RAM, si vocifera che avrà addirittura 6 GB di RAM, anche se effettivamente sui benchmark che sono usciti in rete liccati abbiamo soltanto 4 GB. Parlando invece del comparto estetico, abbiamo una piccola chicca. Infatti abbiamo la conferma che Samsung avesse pensato anche a un modello flat oltre a quello Edge, come si vede da queste immagini che state vedendo in questo momento. Questo era proprio un prototipo che Samsung ha provato del nuovo Galaxy Note 7, ma l'idea è stata accantonata per un device con il doppio lato curvo, che non è curvo quanto quello di S7 Edge, decisamente di meno, ma che sicuramente sul lato, avendo sia la curvatura nella back cover sia la curvatura appunto sul display, secondo me esteticamente è molto bello. Inoltre all'estetica contribuisce anche la nuova gamma di colori, che parte ovviamente dal solito nero, che però devo dire che in questo Note 5 rende davvero tantissimo, per passare poi alla nuova colorazione blu, al solito color oro che secondo me è il più bello, e la colorazione silver. Non si ha la conferma invece per la colorazione bianca. Tornando invece al display, si vocifera che possa addirittura essere un display, contando tutta la diagonale, anche quindi dei lati leggermente curvi, addirittura con una diagonale di 5,8 o addirittura 6 pollici. Anche se io ritengo che questa cosa non sia proprio vera, ma credo che sarà alla fine al massimo un 5,7 pollici. Ha delle novità in serbo, anzi una novità in serbo che mi tengo per la fine. Per il resto parliamo di una batteria da 3500 mAh, quindi abbastanza solida per la serie Note, resistenza alla polvere e all'acqua come S7, e per la memoria ROM abbiamo una partenza di 64 GB espandibili con la micro SD, quindi ottima scelta da parte di Samsung. Per il comparto fotografico abbiamo una 12 megapixel posteriore con autofocus dual pixel, quindi praticamente la stessa identica fotocamera che ho tanto lodato nell'S7. Ma qual è la novità più grande che avrà questo Note 7? Non possiamo ovviamente parlare di novità software, perché le novità software le avremo soltanto il 4 agosto, ma abbiamo una novità che è sostanziale, anche se a parer mio veramente inutile. Infatti stiamo parlando del primo smartphone con lo sblocco, a parte i Lumia, ma quelli è meglio non contarli neanche, con la possibilità di sbloccare il display tramite scansione dell'iride. Abbiamo infatti un video che è stato leakato da un ragazzo, non si sa di dove, ma lo ringraziamo, che mostra appunto questa funzione all'opera. Ovviamente non posso mettervi il video a schermo perché se no mi segnalerebbero il canale, ma vi lascio il link qua sotto in descrizione, andatevelo a vedere. Ora, io non capisco, se abbiamo sia il lettore di impronte, che al 99% ci sarà, sia la lettura dell'iride,
non capisco che senso abbia appunto questo nuovo sensore che ho dovuto, appunto un sensore hardware che si nota tantissimo sopra appunto la scocca del device. Anche perché la velocità di sblocco che avevamo con l'S7 era molto molto buona, era sicuramente sotto secondo. Uno potrebbe dire più sicurezza, non ho ancora trovato nessuno che mi tagliasse il dito per riuscire a sbloccarmi il telefono, voglio dire, quindi non credo che faranno lo stesso con la Retina. Ok, va bene, questa novità va bene, però avevamo detto la stessa cosa anche del Touch ID con iPhone, e alla fine si è rivelata essere la cosa più importante dell'ultimo decennio, quindi insomma, a vedere. Appunto, come stavo dicendo, per le altre novità bisognerà aspettare il 4 per vedere appunto come sarà messo a fuoco il software per questo Note 7, che sicuramente promette tantissimo, vista la buona base dell'S7, anzi ottima base dell'S7 e dell'S7 Edge. Mi aspetto delle prestazioni ancora migliori, con un display molto bello, perché comunque sarà sempre un Super AMOLED in QHD. Mi aspetto che questo display sia almeno bello quanto quello dell'S7 Edge, e appunto speriamo in alcune funzioni particolari che mi facciano magari riapprezzare come un tempo la serie Note che ho abbandonato con il Galaxy Note 4. Per il resto, appunto, noi ci aggiorneremo con le novità del Note 7 quando sarà presentato, e per ora, con le informazioni che abbiamo dati alla mano, posso dirvi che esteticamente, vabbè, mi piace moltissimo, ma credo che si fosse già capito. Il Note 5 non mi ha fatto impazzire, ho preferito SSI Edge Plus, e quindi aspetto una risposta della famigerata serie Note, che magari con questo nuovo 7 potrebbe portare una ventata di aria fresca, non soltanto esteticamente, perché esteticamente comunque è abbastanza simile all'S7 Edge, e comunque preferisco S7 Edge, quanto per le vere e proprie funzioni, perché effettivamente con il Note 4 la penna l'ho utilizzata la prima volta tanto per provarla e poi finito. Quindi appunto spero che il Note 7 porti anche nuove funzionalità date dalla S Pen. Per il resto, grazie mille per essere passati, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di condividere questo video se non l'aveste ancora fatto, di lasciare un mi piacino qua, che magari il 4 agosto si svelerà pure lui e vedremo se sarà un bel mi piace oppure un mi piace con le stesse funzioni di prima. Per il resto, grazie mille per essere passati, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul canale YouTube di Mondo Mobile. Ciao!